Nella Lazio Boxic è in campo dall'inizio, non accadeva da fine settembre, non c'è Nedved al Riyad con la nazionale ed Eriksson è quasi costretto a scegliere il tridente. Il Brescia non ha Sabò, Bizzarri e Doni, in attacco con Hubner Cenneri, l'arbitro dell'incontro è Racalbuto. Si comincia e subito la Lazio protesta, il cross è di Casiraghi, saltano Mancini e Kosmischi, entrambi, lo vediamo, vanno giù. Per l'arbitro il fallo è dell'ex sampdoriano che non è assolutamente d'accordo. Altro sussulto al 25esimo. Fuser crea nuovi spazi sulla destra, poi in profondità per lo scatto di Boxic, il diagonale con Cervone che si salva. La Lazio trova fiducia e vantaggio due minuti più tardi. Marcolin vede Boxic e lo serve. Il controllo in corsa del croato, il sinistro potente e preciso. Cervone non ci arriva, l'1-0 si materializza. E noi rivediamo la seconda rete stagionale di Boxic, abile pure nel non perdere lucidità. Anche per Eriksson e Spinosi, un momento che sa di liberazione. Il Brescia non ha lo spessore per reagire, la Lazio allora insiste. Favalli butta nel mucchio, arriva Boxic a contatto con Cervone, coraggioso e bravo nel respingere. Boxic è davvero incontenibile, lo conferma al 36esimo. Azione di potenza e di potenza e anche il tiro. Il riflesso di Cervone è però quello di un ragazzino. Finale di tempo, Boxic fa ammattire Savino e Filippini. Suggerimento al centro, Mancini favorisce la conclusione di Casiraghi, Cervone si esalta ancora. La sintesi di Fabrizio Cicconi ci porta al nono della ripresa. Hubner espira Emanuele Filippini, lo stiamo per vedere. Suo l'unico tiro del Brescia, non ha problemi marcheggiani. La Lazio vive dell'intesa Mancini-Boxic, il suggerimento del fantasista per il croato, che manda voto Bia e poi conclude. Cervone tiene ancora a galla i Lombardi. 26esimo, lo spunto di Venturin, il cross a cercare Boxic, provvidenziale, il tocco di Adani. Poi Eriksson preferisce al goleador forse infortunato Rambaudi, il pubblico non gradisce la scelta del tecnico. Spazi sempre più larghi per la Lazio, alla mezz'ora Nesta ne approfitta e offre palla a Rambaudi, il dribbling sul ritorno di Antonio Filippini, poi il tiro, Cervone ci arriva di nuovo. In pieno recupero, punizione di Fuser. Mancini salta più in alto di Bia e di testa beffa Cervone. Racalbuto però annulla, chissà, forse vedendo Rambaudi in fuorigioco. E Mancini, lo stiamo per vedere, non la prende affatto bene. Si finisce così 1-0 per la Lazio.